è questo. È uno smartphone, uno dei tanti smartphone che abbiamo in circolazione in questi giorni. L'oggetto del desiderio di grandi e piccini. Bene, se avete uno smartphone, ma anche se per esempio avete un computer, se avete una carta di credito, un bancomat, se ogni tanto usate il sistema sanitario locale, vuol dire che fate parte integrante della società dei dati. Ma per esempio anche il fatto stesso che la vostra foto, anche a vostra insaputa, sia stata un giorno pubblicata su Facebook, per esempio, o su Instagram o su TikTok da uno dei vostri conoscenti, significa che il vostro bel faccione e le vostre informazioni personali sono già parte di qualche banca dati. Che banche dati? Beh, questo per la maggior parte dei casi non ci è dato saperlo. Quello che sappiamo però, e di che vi posso assolutamente assicurare, è che siamo in buona compagnia in quella che appunto ho appena chiamato la società dei dati. Cos'è questa società dei dati? Forse è una parola, una combinazione di parole che non si sente usare spesso, eppure, come vi ho appena dimostrato, ci siamo immersi tutti fino al collo. Si tratta di un sistema di produzione di valore economico principalmente, che si basa sulla produzione massiccia e diciamo proprio a tappeto di dati. Dati che sono disponibili in formato digitale. Ma da dove saltano fuori questi dati? Beh, come vi dicevo, per esempio, facendo una ricerca sui rimedi per il coronavirus online, noi stessi produciamo dei dati, usando il cellulare, andando in banca, usando per esempio l'app Immuni, se ce l'avete installata. Ma ci sono anche tantissimi altri attori, non solo individui, semplici cittadini come noi. Vi ho già parlato delle imprese private che usano i dati in maniera molto efficiente per migliorare il proprio business, ma anche abbiamo per esempio lo Stato che usa dati, a volte li rende anche disponibili per la cittadinanza, nel tentativo se non altro di migliorare i propri servizi ai cittadini. L'idea è che più si sa del mondo e del contesto in cui i cittadini si muovono, più si riesce a intercettare quelli che possono essere i loro bisogni e perché no, magari anche a prevederli. Pensate per esempio agli algoritmi che incontriamo, quindi al software che incontriamo in una piattaforma di e-commerce come Amazon, che prevede spesso quelli che sono i nostri gusti in fatto di elettrodomestici o di libri o di attrezzatura sportiva. Io per esempio sono ciclista e uso un'app molto carina per contare dal 1 gennaio quanti chilometri pedalo in un anno. Ma chi per esempio ha il diabete può usare anche molti strumentini innovativi che sono usciti recentemente per esempio, controllare il proprio livello di glucosio nel sangue. Quindi la società di dati porta una serie di benefici non solo per i grandi del web, come pensate per esempio ad Amazon, a Google, a Facebook per nominare gli ovvi, diciamo, ma anche ovviamente a noi cittadini, diciamo, ordinari. Quindi si tratta di una questione economica, la società di dati in un certo senso è la modalità con cui queste grandi compagnie che vi ho appena menzionato fanno i soldi, ma è anche una questione sociale, è anche una questione addirittura socioculturale. Nel senso che la possibilità di generare e di imparare dai dati cambia e ha cambiato radicalmente il nostro modo di essere nel mondo e di percepire il mondo che ci circonda. Allo stesso modo in cui, per esempio, negli anni 30, i primi spettatori di un programma televisivo in bianco e nero improvvisamente hanno potuto vedere, per esempio, dal vivo dei posti molto lontani che non avrebbero potuto vedere altrimenti. Quindi si tratta di questo cambio epocale. Ma se si tratta di un fenomeno globale, come sta messo il nostro paese? Ovviamente se pensiamo alle grandi industrie del tech che vi ho nominato in precedenza, pensiamo alla Silicon Valley, pensiamo agli Stati Uniti d'America, alla California. Ma in Italia, sotto certi aspetti, non siamo da meno. Guardiamo qualche dato. Allora, ci riferiamo ai comuni cittadini. E se guardiamo un report del 2019, quindi l'ultimo disponibile,
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, che racchiude 36 paesi dell'Unione Europea e anche della zona limitrofa, diciamo, scopriamo che per quanto riguarda l'accesso a internet, quindi la possibilità di usare questi strumenti, siamo ben piazzati. Ben 82% dei cittadini e delle cittadine italiane ha infatti accesso ad internet. La cosa è radicalmente cambiata, vi posso assicurare, con l'introduzione dei telefoni smart. Prima, come sapete, la fibra, per esempio, non arriva in tutti i lati d'Italia, tra l'altro neanche in tutti gli angoletti del Veneto, per esempio, pure una delle regioni più ricche in Italia. Quindi questa è la buona notizia, siamo ben messi rispetto anche agli altri paesi. Se però guardiamo a un aspetto cruciale per sopravvivere nella società dei dati, che è quello del sapersi muovere in questo ambiente complesso fatto di tecnologie, di banche dati, di device, di infrastrutture, cloud, no? La nuvola, spesso invisibili, abbastanza difficili un po' da catturare anche da poco da immaginare, abbiamo bisogno di competenze. Allo stesso modo per cui quando io vado in strada e devo guidare, devo sapere che lo stop, il segno di stop, vuol dire ferma un attimo, guarda a destra e a sinistra, no? Quindi abbiamo bisogno di competenze. Bene, nel momento in cui guardiamo le competenze digitali dell'italiano medio, scopriamo che siamo in realtà messi, messi molto male. Cioè, sempre secondo lo stesso rapporto che vi citavo prima, solo il 36% dei cittadini italiani ha le necessarie competenze per sopravvivere in questo ambiente tecnologico molto complesso e ancora di più per sopravvivere nel mondo del lavoro che diventa sempre più digitale. Pensate a tutta l'enfasi di questi ultimi mesi per quanto riguarda l'aspetto dello smart working, no? Non ci mancano solo gli strumenti, diciamo che gli strumenti fisici, il computer, il telefono, magari ce l'abbiamo, magari non abbiamo quattro per famiglia, magari ne abbiamo uno solo. Quello che ci manca è il sapersi muovere in una maniera che protegga la nostra privacy, protegga i nostri dati personali, non ci esponga a pericoli, ma anche ci aiuti a capire e a filtrare le informazioni che ci arrivano dal web. Allora, immaginate quanto ci teniamo, ognuno di noi, a mangiare bene, non solo perché siamo italiani, ma perché nel 2020 è importante essere in buona salute. Curiosamente, però, non prestiamo la stessa attenzione che prestiamo al cibo e al frigorifero, al web. Cioè la nostra dieta informativa è come se non ci fosse, non ci pensiamo proprio. Allora, da una parte è anche normale, però questo provoca dei problemi veramente ingenti. Ve ne racconto un paio. Allora, la pandemia in particolare sta facendo emergere dei fenomeni negativi, diciamo, della società dei dati, che ci sembravano degli scenari quasi apocalittici, quasi estremi. Invece sono reali qui ed ora. Ve ne dico uno, per esempio. I disturbi dell'informazione della pandemia. Cioè, il fatto che siamo bombardati da informazioni, dalle fonti più svariate, e facciamo veramente fatica a discriminare tra quello che è corretto, quello che invece magari invece è una teoria cospirativa o semplicemente una cattiva informazione, senza basi scientifiche, per esempio. Uno studio recente dell'Università di Oxford ha anche scoperto che queste cattive notizie, diciamo, quindi notizie tossiche per il nostro organismo, per la nostra testa soprattutto, sono prodotte sia da persone malintenzionate, ma anche da persone che malintenzionate non sono, come magari esperti che condividono dati scientifici che non sono ancora stati corroborati da altre ricerche, per esempio. Allora, solo il 38% tra l'altro della cattiva informazione, della misinformation che è stata rintracciata sul web dall'Università di Oxford nel periodo iniziale del lockdown è stato creato di proposito. Il resto è semplicemente informazione magari condivisa in buona fede, magari anche da noi, ma che di fatto finisce per risultare tossica per l'organismo, sia individuale sia sociale. Pensate per esempio al falso mito degli africani immuni al virus, che ha creato purtroppo un'ondata di esternazione razzista sul web. L'altro fenomeno di cui vi voglio parlare, sempre molto tossico per il nostro organismo, è quello che possiamo chiamare il vigilantismo digitale. Cos'è il vigilantismo digitale?
Allora, è la tentazione che abbiamo magari anche noi quando siamo un po' annoiati a casa durante il lockdown, di ergerci, di assumere, diciamo, delle competenze che non sono le nostre, cioè di controllo del comportamento altrui. Non solo quindi magari ci lamentiamo, e sicuramente vi ricordate alcuni casi, perché la gente sta camminando fuori quando fuori non ci deve stare, ma facciamo una fotina e la pubblichiamo magari sulle nostre reti sociali. È un atteggiamento tossico perché? Perché solo per dirne, per raccontarvi alcune delle conseguenze, è lesivo della privacy altrui, non sappiamo esattamente perché quella persona stia per esempio fuori, ma anche crea esclusione, stigma sociale e ingenti danni psicologici. Allora, me ne ho raccontati solo due, me ne potrei raccontare molti altri di questi nemici che sono in un certo senso quasi invisibili nel momento in cui tutta la nostra società si sta occupando e sta dedicando tante energie a risolvere quello che è un problema principalmente di salute, drammatico come il Covid. Eppure, ciò non toglie che l'ambiente informatico e dataficato dove noi ci muoviamo è importante e dobbiamo assolutamente guardarci da questi pericoli e imparare. Quindi, per concludere, dobbiamo pensare di restarne fuori, forse è meglio nascondersi, no? Dalla società dei dati, visto che questa società dei dati di fatto nasconde così tante insidie. Ecco, io da esperta vi posso dire assolutamente di non farlo. La società dei dati ci dà delle opportunità veramente nuove per cambiare il nostro modo di vedere il mondo, per cambiare il nostro modo di prendersi cura anche, per esempio, del nostro corpo. Quindi vediamo quali potrebbero essere tre piccole semplici regole per una buona dieta informativa per sopravvivere e trarre vantaggio dalla società dei dati. Numero uno. Allora, bisogna diventare più consapevoli sia dei rischi che delle possibilità. Informiamoci, ci sono moltissime risorse che ci permettono di capire meglio quelli che sono degli aspetti del web che magari ci possono sembrare invisibili o impossibili da comprendere, o addirittura un po' magici. Penso per esempio agli algoritmi. Seconda regola. Se questo vale per gli adulti, vale ancora di più per i ragazzi e per i nostri bambini. Queste nuove generazioni partono a usare il web da quando sono forse ancora in fasce. Dobbiamo aiutarli, anche attraverso l'educazione a scuola, a usare queste tecnologie in una maniera che li protegge, per esempio, da rischi come il bullismo online, ma che allo stesso tempo li prepari le sfide di domani. E il terzo, vi prego, prendetevi cura della vostra privacy. Decidete con un po' di sale in zucca cosa mettere, per esempio, sul web e cosa invece, per esempio, tenere per un contesto più familiare, quindi magari fuori dall'ambito digitale. E per concludere, come prestiamo attenzione a quello che mangiamo, prestiamo attenzione anche a quello che ci nutre sul web.